Michele Macaluso, direttore dell'ANEA, parliamo del progetto SHAMS, un progetto legato all'innovazione ancora, legato soprattutto a una cooperazione anche con tanti paesi. Sì, noi siamo orgogliosi come ANEA di far parte di questo progetto europeo nel Mediterraneo, coordinato dalla Camera di Commercio di Barcellona e con tanti partner prestigiosi che vanno dalla Camera di Commercio di Beirut, università, incubatori di impresa di paesi del Nord Africa e del Sud Europa. Tutta questa partnership finalizzata a promuovere quella che è una tecnologia, che è l'energia solare, gli impianti di energia solare, sia per produrre elettricità che calore o fresco addirittura, che per le nostre regioni, per il bacino del Mediterraneo, sono diciamo una strada obbligata per liberarci dalla dipendenza del petrolio e dei combustibili fossili. Quindi noi siamo ben felici che a EnergyMed il 31 marzo si completa questo progetto europeo, proprio finalizzato a far conoscere e utilizzare sempre di più l'energia solare. Siamo con il vice sindaco del comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, parliamo del progetto SHAMS, ancora una volta il comune che è partner e che soprattutto punta verso il rinnovabile ancora una volta. Sì, abbiamo ritenuto opportuno poi dare la nostra collaborazione in questo settore di ricerca, di innovazione, di applicabilità dell'energia sostenibile, in modo particolare quella fotovoltaica. Per noi è importante perché abbiamo già utilizzato delle superfici comunali, le scuole per esempio, dove abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici, ma ci interessava in modo particolare perché l'energia fotovoltaica e con tutte le applicazioni, con la ricerca che ancora può dare ottimi risultati di performance, è un'energia democratica, è un bene comune, evita le lobby che accaparrino le grandi risorse, c'è una diffusa e puntuale distribuzione anche in una logica di energia a chilometro zero. Entonces, bueno, ASCAME es l'Associazione de Cámaras de Comercio del Mediterráneo. Entonces, estamos presentes en más de 23 países con 300 cámaras de comercio en nuestra red. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ASCAME? Simplemente es el de formar una red de todas estas cámaras de comercio con tal de favorecer al crecimiento económico de la región mediterránea, tanto del norte como del sur. Entonces, hemos desarrollado varios proyectos. Desde el 2007 hemos estado en más de 70 proyectos, y de los cuales un 80% han sido de energías renovables. Es decir, el sector privado está realmente haciendo actividades en torno a este sector. Entonces, ASCAME puede participar en proyectos como socio, o si no miembros de ASCAME, están también involucrados en proyectos europeos como partners del consorcio. En este caso, la Cámara de Comercio de Barcelona, que es un socio de ASCAME, está participando en el proyecto SHAMS como líder en este proyecto de 40 meses y de 4 millones de euros. We are the lead partner of the SHAMS project. This is a project that is funded by the European Union under the program NP-CBC-MED, and it's a cooperation program on the Mediterranean with partners from the north and the south of the Mediterranean. So we are 12 partners involved in the project, and we have been working on raising public awareness on solar energy in the Mediterranean. We have been working during 14 months now, so today is the last day of our project. We are here celebrating this day, but also we want to explain to all of the audience the results, the main results achieved in three pillars mainly: the social accelerator, the enterprise and research accelerator, and also the policy accelerator. We have reached on the social level more than 5,000 people involved, with students in schools, with our municipalities, NGOs and other public authorities. We have also reached on the enterprise and research accelerator, we have done several training actions with schools, installing PV solar panels, and we have reached around 250 people in this accelerator. And then finally, for the policy accelerator, we have done several local meetings and also policy briefs
that are also available under our website. It's www.shams.org, and you can all download there and see also more information there from our project.